straordinariamente cannibalizzate dalla comunità. In questo quadro, quindi, già di per sé oneroso, essere risucchiati in conflitti che di fatto abbassano il trend dell'azione politica del Movimento 5 Stelle, sinceramente non ci interessa. Il sesto municipio è intervenuto perché crediamo nella partecipazione, nella diffusione delle idee, nella condivisione. Nessuno è indispensabile, ma tutti siamo utili. Questo è l'incipit che deve guidarci per migliorare il nostro paese. Non dobbiamo mai perdere di vista questo obiettivo, non possiamo anteporre i nostri contrasti alle sofferenze che ci circondano, non esiste giustificazione a questo. Nessun padre di famiglia in mezzo a una strada vale una sola delle nostre polemiche, nessun caso di malasanità vale mezza delle nostre diatribe, nessuna vita spezzata per alluvioni, dissensi, separazione e tanto altro vale una discussione che non sia quella per salvarla. Settimo municipio, Giuseppe Condisso. Buongiorno a tutti. Allora, io utilizzo questa slide sia per me e per voi anche, perché così attiva un po' l'attenzione ed è più facile seguire. Allora, io innanzitutto volevo, l'obiettivo di questa proposta è quella, prima di arrivare alla proposta da parte del settimo municipio, quello di analizzare il motivo per il quale serve questa proposta e servono questa assemblea ed eventuali collaborazioni tra i vari municipi. Iniziamo bene. Allora, inizio dalle criticità. Le criticità certamente sono la prima, la disorganizzazione e la confusione. Questo è ovvio. Probabilmente deriva solo dal fatto che siamo un movimento, questo è chiaro, però questa confusione, questa eccessiva disorganizzazione porta molti problemi, che poi si riversano su altri principi che per noi sono fondamentali e che vedremo. È chiaro che poi queste criticità che io ho rilevato, questi problemi a livello romano, sono che utilizziamo molto poco le nostre potenzialità. Noi abbiamo delle potenzialità enormi, siamo uno dei gruppi più forti numericamente, anche qualitativamente in Italia, e veniamo utilizzati poco a poco. In più, questa disorganizzazione, questa diciamo sottoutilizzazione tra virgolette, ci porta a non emergere come forza politica affidabile. Lo vediamo dalle elezioni, cioè chi non va a votare non vota noi, non va a votare, quindi non ci vede come una soluzione, da un punto di vista, parlo di municipio e comune anche, è questo. Queste criticità portano delle implicazioni negative che sono su di noi, cioè su alcuni principi fondamentali, come la trasparenza, qua non leggo, allora, a causa della disorganizzazione con tutta la buona fede molto spesso, il principio della trasparenza alcune volte rimane inattuato, sebbene sia tutto organizzato in buona fede. Questo riduce la nostra fiducia e di conseguenza il nostro impegno. Ad esempio ce ne sono tantissimi, ma possono essere i tavoli di lavoro, vari gruppi che nascono, che sono sicuramente portati alla buona fede, ma non sono conosciuti da tutti. Cioè, questo porta a delle implicazioni anche sul fare rete. Noi siamo nati per fare rete, ma di fatto, almeno qui a Roma, ne facciamo pochissima. Sentivo molto spesso, prima, che i municipi portano avanti delle proposte, il quarto, il quinto, assolutamente lodevoli,
Il problema è che io del settimo o altri non lo sanno, e questo è il vero problema, non riusciamo a fare rete, e questo porta anche un'implicazione negativa alla partecipazione. C'è poca partecipazione, il cittadino, noi abbiamo dei concetti bellissimi come il cittadino che si fa stato, il portavoce, ma molte volte queste diciamo principi sono attuati raramente nella realtà e coinvolgono spesso un gruppo ristretto di persone e non va bene, e questo deriva secondo noi dalla eccessiva disorganizzazione. Quindi arriviamo alla, diciamo, alla proposta, la parolina magica della proposta del settimo municipio è coordinamento. A livello comunale ci dobbiamo coordinare, la base però deve rimanere sempre il movimento municipale. Si parte da lì, questa è la nostra proposta, si parte da lì. In ogni tavolo di lavoro, che secondo noi dovrebbe essere comunale, non municipale, perché si rischia di fare delle attività ridondanti in tutti i municipi, ma poi nessuno lo sa e non c'è partecipazione. Si parte dal movimento municipale. In ogni tavolo di lavoro ci deve essere un rappresentante del municipio, è obbligatorio, cioè per essere coordinati veramente. Quindi noi, le nostre proposte sono due, sono semplici. Primo, occorre che ci si metta d'accordo a livello comunale per realizzare delle linee guida di coordinamento, cioè dei principi base. Non è un regolamento, è delle linee guida per comportarsi e per essere più coordinati, che devono essere certamente leggere, che prescrivono i principi basilari dell'organizzazione romana, come per esempio il fatto che ci si basa sul municipio, sul movimento municipale. Poi altri principi che sono all'ordine del giorno, come il principio della rotazione dei ruoli, ma che spesso non vengono attuati per una carenza di partecipazione. Ci deve essere una gestione comunale in cui di tutte le attività, dagli eventi a qualsiasi altra cosa, mi viene in mente qualsiasi cosa, i vari gruppi che nascono devono essere comunque liberi di essere creati, perché ci caratterizza quello, la libertà di farli, ma comunque regolati, nel senso che almeno deve essere garantita obbligatoriamente la partecipazione a tutti i municipi. Questo è quello che facciamo avanti. Il concetto di portavoce, senza i sondaggi, dove sono i portavoce nella realtà? È bello dirlo, ma senza i sondaggi, bisogna quindi creare dei sondaggi. Queste sono linee guida di coordinamento, quindi dobbiamo dare il supporto ai portavoce anche in questo senso. E poi c'è un altro, noi siamo un gruppo a Roma, siamo privilegiati tra virgolette, perché siamo portati a, ce lo ricordiamo il concetto di fiato sul collo. Il coordinamento serve anche a questo, il fiato sul collo, perché se un attivista va da un portavoce a fare le proprie lamentele, cioè, è poco rilevante. Se siamo un gruppo coordinato, se siamo Roma o più municipi che vanno davanti al portavoce e gli dicono cosa